Allora, signore e signori, buongiorno, buongiorno, benvenuti all'ultima giornata della Bitus, la borsa del turismo che è stata organizzata qui a Pompei dal 31 marzo al 3 aprile, oggi l'ultima giornata da Domenico Corrado, e ci troviamo nella sala, nell'arena Amedeo Maiuri, non a caso, perché stiamo per presentare insieme ai nostri ospiti, scusate le spalle, la quarta edizione del premio Amedeo Maiuri, il cui direttore artistico Carlo Manfredi, qui a fianco a me, ci darà qualche dettaglio, perché la quarta edizione è l'edizione 2022. Abbiamo delle persone molto importanti, parliamo di archeologia, infatti non a caso sul palco abbiamo riesumato, è stato il nostro archeologo De Simone che ha praticamente riesumato questo esercito che vediamo qua dietro. Sto scherzando, sono due associazioni, una di Stabia, perché anche Stabia naturalmente si trova nel parco archeologico della soprintendenza, il cui presidente è Andrea Paduano, l'associazione Stabia di 79, lì abbiamo un soldato, diciamo, mentre per quello che riguarda Pompei, che di cui ringraziamo anche naturalmente il Comune di Pompei, perché questo premio è patrocinato dal Comune di Pompei, aspettiamo anche l'assessore Troianiello, quindi nel frattempo vi presento l'esercito di Pompei. Abbiamo qui il presidente, che è Aniello Napolitano, e lo storico dell'associazione. Come si chiama questa associazione, mi perdoni? Prima Legge Auditrix. Allora, noi speriamo per la quarta edizione di avere l'oro sulla nostra rassegna, no? Su quelli che sfileranno. Intanto passo la parola al direttore artistico Carlo Manfredi, che ci illuminerà e ci presenterà gli altri ospiti illustri, perché come succede in teatro, nulla togliendo a nessuno, gli ultimi sono sempre i primi. Ok, grazie Adelaide. Grazie a voi. Ecco, noi siamo qua. Ecco, è arrivato l'assessore. Prego Adelaide, fai accomodare l'assessore. Ecco. E Michele, prego, c'è la sede qua. E come dicevamo, noi siamo qua per presentare la quarta edizione del premio dedicato ad Amedeo Maiuri, un gigante dell'archeologia mondiale, e che grazie a lui abbiamo questa città antica definita la città più viva delle città morte. Quindi grazie alla città di Pompei siamo qua con il professor De Simone, che è il presidente del premio a livello scientifico, con l'architetto Federico, che grazie a lui ha ideato sia il logo e soprattutto anche il premio, che consiste, lo dirà lui, in che cosa. Poi abbiamo qui il piacere di avere un giovanissimo compositore, Flavio Cuccurullo, che ha composto un pezzo meraviglioso che si intitola Gli echi dell'eterna bellezza e che si suonerà in onore del prossimo vincitore. E poi abbiamo per ultimo, anche se è arrivato per ultimo, l'assessore Michele Troianiello, a cui io cedo subito la parola per illustrare, diciamo così, a livello istituzionale le iniziative che il Comune di Pompei intende per questa quarta edizione. Prego, assessore. Grazie Carlo, buongiorno a tutti, scusate per il ritardo. Allora, innanzitutto volevo ringraziare gli organizzatori dell'evento per aver inserito questa giornata dedicata alla presentazione del Premio Internazionale dell'Archeologia. Per quanto riguarda la volontà dell'amministrazione, l'amministrazione deve istituzionalizzare al più presto questo premio. L'archeologia per Pompei credo sia alla base di tutto. Cioè, io definisco gli scavi un'università a cielo aperto, e si è visto anche nell'ultimo anno le nuove scoperte che ci sono state, quindi ben vengano queste iniziative, soprattutto perché queste iniziative creano turismo, creano economia, crea posti di lavoro, e quindi creando posti di lavoro si migliora la qualità
della vita del nostro territorio, della nostra città. L'anno scorso io ho avuto il piacere di essere presente all'edizione 2021 ed è stato emozionante, veramente emozionante. La premiazione del professore Masanori, lo spettacolo che l'amico Carlo, in collaborazione con tutti, è stata una cosa, veramente un momento emozionante. Pompei deve vivere di queste iniziative, la cultura è importante. Detto questo, vi passo di nuovo la parola all'amico Carlo e grazie a tutti. Beh, grazie, quindi su queste cose dette dall'assessore, che le condividiamo appieno, c'è la città di Pompei di istituzionalizzare il premio Maiuri in modo da renderlo un evento annuale, con cadenza annuale, e quindi dare, come ha detto l'assessore, un'importanza ancora più forte di questa iniziativa, perché l'archeologia è il motore della nostra città e il premio non è altro che un momento di congiunzione tra la città antica e la città vecchia. E su questo adesso io vorrei passare la parola al professor De Simone, che è l'anima scientifica di queste edizioni anche passate, in cui abbiamo premiato grandi archeologi a livello mondiale e a cui il professore, anche il professore Pappalardo ed altri, hanno contribuito alla giuria internazionale. E da quest'anno voglio anticipare, attraverso anche la città di Pompei, che invieremo tra breve una lettera al nostro concittadino onorario Alberto Angela, di poterlo quindi avere la sua collaborazione per dare sempre più prestigio a questa manifestazione. Professor De Simone, prego, c'è anche... Qualche anno fa, 7-8 anni fa, abbiamo avuto la possibilità di incontrarci con il nostro caro amico Carlo Manfredi, che sottolineava la esigenza di dare maggiore rappresentatività alla realtà civica di Pompei, cioè il comune e l'amministrazione comunale, perché, come io spesso ho sottolineato, Pompei è una realtà trinitaria che non riesce mai a fondersi in un'unica realtà, e da questo punto di vista gli scavi vengono prima cronologicamente, perché lo scavo di Pompei comincia nel 1748, poi a distanza di un secolo e mezzo arriva la Pompei cristiana con le mirabili opere di Bartolo Longo e da ultimo arriva il comune. E nella mia visione la continuità nella storia di un territorio può derivare più dal consesso civico e quindi dal comune che dalle realtà che sono preesistenti. Allora, io ho sempre tifato per questo ruolo che il comune dovrebbe avere, che non è un ruolo di supremazia, ma che è un ruolo di sintesi rispetto alle altre attività. Per dire che Pompei è archeologia, Pompei è un momento, una tappa importante nella storia del cristianesimo, cattolicesimo contemporaneo, ma Pompei è soprattutto una città che non è una realtà solo amministrativa, è una comunità di uomini che vivono insieme. E proprio perché il comune è venuto cronologicamente dopo, il comune dovrebbe essere l'ente più vivace, l'ente che dovrebbe avere la capacità di sintetizzare in un processo di rappresentatività le altre due realtà di cui il territorio si compone. Questo spiega una serie di attività positive che il comune negli ultimi anni ha fatto, tra i quali rientra il premio Maiuri. Maiuri è stato questo illustre cittadino italiano, è stato questo grande archeologo
che ha avuto il merito di internazionalizzare a livello di comunicazione la realtà archeologica di Pompei. Cioè, se oggi Pompei è l'antichità riconosciuta a livello mondiale, noi questo lo dobbiamo per l'appunto ad Amedeo Maiori. Ora, riportare tutto nell'ambito del comune significa per l'appunto immaginare una continuità a temi che non si oscurano tra di loro. Pertanto, tra queste attività del comune rientra appieno il premio Maiori. Premio Maiori che è stato ideato dal nostro amico Carlo Manfredi, che ha creato un format e che nel suo percorso si è arricchito. Io perché citavo il fatto che ci eravamo incontrati occasionalmente? Perché Carlo ne parlava con me, ma anche con il collega Pappalardo, che non è qui ma che manda i suoi saluti, perché Carlo si rendeva ben conto che una realtà del genere aveva poi bisogno di un coté scientifico. E poiché come Università Suor Orsola Benincasa da molti anni noi ci siamo legati in convenzione con il comune, ma in una visione sintonica, tanto è vero che noi acquistammo come università la Biblioteca Maiori, e la Biblioteca Maiori ha sede in Pompei, non solo, ma Pompei è anche la sede del CISP, che è il Centro Internazionale di Studi Pompeiani, che fa capo all'amico Pappalardo. Allora, a significare questa realtà, Carlo pensava al premio. Noi abbiamo pensato a dare questa strutturazione di carattere scientifica al premio e abbiamo messo su una giuria che ovviamente cambia di volta in volta, assegnando questo riconoscimento. Non è il Nobel dell'archeologia, perché l'archeologia è una realtà così poliforme che sarebbe impossibile immaginare un premio mondiale per tutta l'archeologia, ma è significativo che il comune di Pompei riconosca la eccezionalità di vecchi e strutturati maestri nel nome dell'archeologo certo più illustre di tutto il XX secolo, che è stato per l'appunto Amedeo Maiori. Allora, in questa linea noi ci siamo mossi a partire da fine 2015, avendo poi il primo, la prima attività significativa nel 2016, assegnando il premio, il primo premio Amedeo Maiori a Mario Torelli. Mario Torelli è morto credo un anno fa, meno di un anno fa. Mario Torelli è stato uno dei grandi maestri dell'archeologia italiana, e in quanto maestro dell'archeologia italiana non poteva non interessarsi di Pompei, quindi era il riconoscimento dato a un maestro per la sua attività e per l'attenzione che aveva dedicato alla città antica. Poi qualche anno dopo il riconoscimento è stato assegnato a Fantar, che è un archeologo tunisino che opera molto nel campo della romanistica. A significare che cosa? Che anche se non c'è stato da parte di quell'archeologo l'interesse specifico per Pompei, Pompei nella esperienza scientifica dello studioso è stato un punto di riferimento, perché chi opera nel campo dell'archeologia, soprattutto nel campo della romanistica, non può prescindere da ciò che significa Pompei in termini di conoscenza dell'antico. Ma questo ha significato anche che noi abbiamo superato la dimensione nazionale, andando ad affidare il riconoscimento, ad assegnare il riconoscimento ad un collega dell'Africa settentrionale, della Tunisia per l'appunto. Dopodiché abbiamo avuto l'ultimo premio, l'ultima edizione, che si è svolta nel 2021, assegnando il premio a Masanori Aoyagi. Masanori Aoyagi ci è molto caro. Pensate, è un giapponese che ha insegnato per una vita in Giappone archeologia classica, ma che ha maturato esperienze anche da un punto di vista politico-amministrativo, perché di fatto per un certo numero di anni lui è stato
una sorta di ministro plenipotenziario. In Giappone non c'è come da noi il Ministero Beni Culturali, il Ministero Beni Culturali vive come una divisione del Ministero della Cultura, e quindi all'interno del Ministero dell'Istruzione e della Cultura il governo giapponese gli ha affidato la direzione generale. Quindi lui ha avuto questa funzione di essere la guida dei beni culturali del Giappone. Ebbene, Masanori Aoyagi dove ha sviluppato il suo interesse per il mondo classico? L'ha sviluppato qui a Pompei. Pensate, noi ci siamo conosciuti nel lontano 1974, eravamo giovanotti e ragazzini tutti e due, e lui dal lontano Giappone veniva a maturare esperienze di scavo facendo scavi stratigrafici nella casa della nave Europa a Pompei. Masanori è rimasto tanto affascinato da immaginare come suo impegno scientifico non solo lo studio di certe realtà di Pompei, ma anche la pubblicizzazione in Oriente di Pompei. Tant'è vero che a lui si debbono una serie di mostre ormai celebri, e guardate, l'ultima delle quali è stata inaugurata 3 mesi fa, a metà gennaio, nel grande museo di Ueno, il Museo Nazionale di Tokyo. C'è stata questa mostra che è ancora in corso, una mostra che registra circa 6.000 visitatori al giorno, una mostra che è ricca di 120 reperti e che starà in Giappone per 12 mesi toccando 4 sedi. Non solo, ma l'interesse per la romanistica e per il mondo pompeiano, poi Masanori lo ha ribadito quando negli anni 2000, nel 2000 proprio, insieme abbiamo cominciato questa grande impresa di far vedere come Pompei vive fuori l'ambito territoriale definito, aprendo uno scavo che ci sta dando grandi soddisfazioni per il successo che lo scavo sta avendo a Somma Vesuviana. A significare che cosa? A significare che l'antico non è solo qui, ma la presenza dell'antico in forma mirabile qui diventa per noi un elemento di riferimento per disegnare la storia del nostro passato in un ambito regionale più ampio. Ecco, allora sembra da questo punto di vista, nell'autorevolezza dei premiati, individuare una maggiore conferma della validità che il comune di Pompei, grazie all'idea che ha avuto Carlo una decina di anni fa e all'aiuto e al contributo che noi gli abbiamo dato come apparato scientifico, di istituzionalizzare il premio, facendo in modo che gli archeologi che vengono da ogni parte del mondo sappiano che Pompei non è solo il parco archeologico, no. Il parco archeologico è una presenza all'interno di un territorio che ha una sua rappresentazione istituzionale e cittadina a livello di amministrazione. Ecco, grazie. Benissimo, professore. Bravissimo. Un excursus a tutto a 360 gradi. Io volevo aggiungere che proprio questa città che è nuova, questa città che vive, che abbiamo queste bellissime realtà che non sono valorizzate in pieno, io già da adesso dico che la Legio Adrix e l'associazione Stabia saranno dei nostri partners nella quarta edizione, proprio per dare risalto a queste realtà fuori dalla città antica che insistono sul nostro comune. Adesso vorrei dare, per abbreviare, la parola subito all'architetto Federico per un suo saluto e soprattutto sulla figura di Maiuri. Ha scritto anche un bellissimo libro che può far vedere qui, ecco qua, lo vorrei far vedere, Pompei, misteri del Tempio di Iside, le radici liquide della terza Pompei. Questo è un bellissimo libro che forse concorre anche a un grande premio. Prego Federico. Mi aggancio allo spot che mi ha fatto l'amico Carlo Manfredi, semplicemente per completare il dire facondo sempre e comprensivo di Antonio De Simone, cui ci lega un'amicizia che risale ai noi,
al 1978, la rievocavo poco prima proprio a Carlo, quando ci siamo incontrati, io funzionario del Museo Nazionale, quindi dell'archeologia di Napoli e Caserta, e lui fiduciario, un archeologo di fiducia della stessa sovrintendenza che scavava a San Lorenzo Maggiore. Nostro oggi è uno delle meti più importanti di Napoli sotterranea, San Lorenzo Maggiore, lo si deve al ventennale impegno di Antonio De Simone per la glorificazione della Napoli sotterranea di epoca romana e oltre. Ciò detto, mi aggancio a quello che diceva De Simone per dire che è vero, questo libro è scritto per dimostrare proprio questo, che la trinitarietà, la triplice mai alleanza che c'è stata tra il Comune di Pompei, la sovrintendenza archeologica e la sede vescovile del pontificio della Vergine di Pompei, è vero sì che vede nascere prima la realtà degli scavi di Pompei del 1748, poi nel 1872 la nascita della gloria religiosa di Pompei con Bartolo Longo che arriva a Pompei, e solo nel 1928 la nascita del Comune di Pompei, che nasce in un momento di regime centrale, autoritario pure diciamo, che ritaglia quattro pezzi di periferia da quattro comuni vicinosi: Scafati, Gragnano alle nostre spalle, Torre Annunziata e Bosco Reale a monte. Questi quattro pezzi di territorio esistono insieme da nemmeno 100 anni. Quindi una vera e propria coscienza civica pompeiana non si è creata, anche perché queste quattro periferie sono state intensamente popolate da apporti migratori, soprattutto dal Cilento, dalla Lucania e dalla Calabria, dal centro-sud in generale. Ciascuno di questi nuclei ha portato la propria cultura, che lentamente si è disfatta nella cultura pedevesviana, che noi siamo già in un'area strana, anche il nostro dialetto lo denuncia, non è né torrese né scafatese, si inserisce in un'area così tra sardese e stabiese. Quindi siamo pezzi, siamo un unicum che è nato da quattro comuni. Però attenzione, l'Ager Pompeianus intanto era esteso molto più che Pompei Antica, tu sei maestro in questo per me, e pensare a museo dell'Ager Pompeianus potrebbe essere, non penso a un museo archeologico, penso a un museo che racchiuda in sé l'universo Pompei e quello che l'universo Pompei, complessa realtà che è Pompei, storica, archeologica, di fede, religiosa, tutte queste cose messe insieme, rappresentate scenicamente in un contenitore museale che possa essere qua stesso, possa essere degli edifici, soprattutto degli edifici vuoti, che sono quelli dell'ex assistenza pubblica religiosa dell'Istituto Sacro Cuore e dell'Ospizio Bartolo Longo, che sono contenitori vuoti addirittura per legge, perché una delle leggi dello Stato, come sapete, ha soppresso l'assistenza pubblica di tipo diciamo religioso, ma l'ha diciamo disintegrata nelle assistenze, casa famiglia, cose. Questi universi complessi che poi non si capisce mai che fine fanno, che sono stati il prodotto di una certa politica italiana degli ultimi 20 anni. Ciò detto, Pompei rivendica una cosa con il proprio Ager, di esistere da prima della cristianità, di esistere da prima dell'inizio degli scavi,
di esistere da prima dell'inizio della grande avventura del santuario pompeiano, di esistere da prima di Roma, perché il nucleo, e tu mi insegni, il nucleo fondativo della Pompei, che era sullo sperone roccioso di Porta Marina, era presente già prima che si fondasse Roma. Non solo, questo libro dice retrodata non solo la fondazione, ma soprattutto la scoperta. E quindi una serie di cose che derivano da questo libro le lascio alle considerazioni del lettore, perché verrà fuori una voluntas di cancellazione della storia campana, della storia preromana del nostro territorio, che individuo nell'epoca savoiarda. Perciò si intitola, tra l'altro, per volontà del mio editore, che prima era qua, il Flavius editore, il dottor Lino Ametrano, ora è scomparso di soppiatto, è un libro coraggioso in questo senso, che ridisegna la storia riportandola a prima di Roma, la nostra storia di quest'area osco-campana. Ci ho detto, devo chiudere. Baiuri, fatemi dire una cosa. C'è un evento anche dopo, forse per questo. Devo chiudere, datemi 3 minuti, non avevo avuto cenni da lontano. Diciamo, io direi di, anche sul premio che tu hai inventato. Sul premio è Maiuri. Il premio è stato il frutto di una serie di chiacchierate con Carlo Manfredi, che voleva qualcosa di agile, così, che fosse semplice ma significativo. Il trofeo del premio è un cubo di lava vesuviana con inserita dentro un trowel, una cazzoletta tipica, ne avrà consumate parecchi Antonio, tipica degli archeologi quando scavano di dettaglio. 2, la immagine del premio, che è questa, sembra, il logo del premio è stato anche questo il frutto di una chiacchierata intensa tra me e Carlo Manfredi, quindi sono l'autore del logo. Non solo, ma questa foto è di Federico. Sì, questa foto era una foto del Giove di Pompei, Massimo Tempio, quindi è stato recuperato in questo senso, quindi io ci azzecco come architetto soltanto in questo premio, che la cui edizione prima, seconda e terza, è tutto frutto del lavoro dei due amici Carlo Manfredi e Antonio De Simone. Due cose su Maiuri e mi taccio. Io l'ho conosciuto perché me lo presentò mio padre, io ero 14enne, 15enne, so bene perché, ahimè, era il 1960 e Maiuri era una delle più grandi personalità del mondo nell'archeologia e fu magna pars delle Olimpiadi del 1960 a Roma. Tutta la parte, diciamo, culturale delle Olimpiadi è passata nelle mani di Maiuri. Financo la fiaccola olimpica, so che dirò delle piccole cose che nessuno sa, la fiaccola olimpica è stata disegnata da Maiuri, ridisegnata da Maiuri sulle fiaccole romane. Maiuri ha attivato il tuo compaesano, che era il professor Merone, mio professore, Emilio Merone, mio professore al liceo, per tutte le odi in latino, grande latinista e scrittore di latino moderno, che era il professore Emilio Merone di Somma Vesuviana. Santa Anastasia, mi ha corretto e ha ragione. Comunque, che cosa voglio dire? Che Maiuri teneva le radici saldamente impiantate in questo territorio, affondate nel nostro territorio vesuviano, e di questi dobbiamo essere grati. E quindi la stessa Pompei moderna ha immagini volute, urbane, volute da Maiuri, tutta la via Plinio, la piazza Porta Marina Inferiore è stata disegnata da Maiuri, la stessa fonte salutare, ai noi, negli anni in cui era frequentata da tutto il comprensorio, era stata disegnata, concepita da Maiuri. Certamente non faceva il disegnatore, faceva l'uomo di cultura. E l'ultima cosa dico e mi taccio: io vinco il concorso dei beni culturali, sono assegnato a Napoli. Il primo giorno il professore Zevi, colosso dell'archeologia mondiale, mi dice: architetto, lei vada nella stanza del pensatoio in fondo al Museo Nazionale, all'ultimo piano.
io mi avventuro in questo corridoio, allora era un po' tenebroso, se ti ricordi, e arrivo in una stanza dove c'era una signorina, una deliziosa signorina napoletana, anzianissima, circa più che ottantenne, era la segretaria di Maiuri, la signorina Nardella, la quale, buongiorno, si scomodi alla segreteria, alla scrivania del professore, quindi per la prima volta, diciamo, infranto il tabù della scrivania del professor Maiuri, e la prima cosa che mi disse: sa, il professore non ha mai ripetuto una parola o una frase quando mi dettava gli articoli e i libri. Immaginate, chiudo con questo, che cervello, che capo tenevo Maiuri. Chiudo qua. Grazie, ma questo per dire che la figura di Maiuri, io che non sono un esperto e che non avevo studiato Amedeo Maiuri, magari come tanti ragazzi delle nostre scuole, no? Maiuri è un gigante immenso che va pubblicizzato come una delle più grandi figure del mondo archeologico internazionale, quindi a noi abbiamo un valore aggiunto alla città di Pompei di aver avuto un fuoriclasse dell'archeologia mondiale. L'idea di Federico di fare un museo addirittura dedicato a tutte le cose che ci sono qui, ai grand tour, alle foto, alle personalità. Qui abbiamo anche il nostro amico Scagliarini che si occupa da tempo della cultura a Pompei, il senatore Cozzolino di cui parlavamo, come le città devono integrarsi, perché Pompei è il centro, Mascafati, Castellammare, Bosca, sono intorno a noi e siamo tutte insieme. D'altronde le parole che diceva Zudigel, è un pianeta ma ci sono tanti, diciamo, tanti soli ma tanti pianeti intorno, e quindi possiamo tutti riscaldarci attorno a questa grande città. Voglio elogiare la presenza femminile di questa mattina, vorrei un applauso a queste ragazze, neanche donne, che veramente lo fanno con passione da tanti anni. Io voglio veramente ringraziarvi perché vi ammiro da tanti anni, la passione che vi accompagna è veramente meravigliosa. E adesso questa idea della Bitus di Domenico Corrado, che secondo me è veramente eccezionale, che va ripresa, migliorata e soprattutto incoraggiata da tutti noi, questa mattina ha praticamente portato qui la musica di tanti ragazzi. Ecco, la musica che, come ha detto Corrado prima, un segnale di pace. Anche noi abbiamo voluto per il premio Maiuri dare a Flavio Cucurullo, questo giovane compositore, che ha composto un pezzo che si intitola Gli echi dell'eterna bellezza, che è dedicata all'archeologia, alla città antica, per la mostra di Nello Petrucci, che era dedicata ai militi ignoti, alla pittura pompeiana, e che adesso ne estremo un due minuti per farla ascoltare in anteprima, che poi sarà la colonna sonora del premio della quarta edizione. Voglio cedere la parola a Flavio per di come è nata questa idea e questa musica, poi l'ascoltiamo. Sì, dunque, intanto ringrazio Carlo Manfredi per questa occasione di incontro. In questo momento sono sul palco con giganti, quindi di questo me ne fregio, insomma. La cosa che volevo dire è che l'idea compositiva per quanto riguarda la musica di ispirata a Pompei nasce principalmente dal fatto e dall'esigenza di dover coniugare nella mia mente come poter unire in qualche modo quello che è l'ambito archeologico all'ambito musicale, e ad un tratto sono arrivato alla conclusione, peraltro anche molto semplice, per cui sostanzialmente le due cose sono unite da un filo comune che non è altro che l'amore e la passione. Per cui amore nel senso latino del termine, cioè amors, cioè senza morte, perché poi in sostanza è questo Pompei, non è morta, è viva, e non c'è cosa più bella di quello che sta facendo, che stiamo facendo qui per poterla portare a migliori tempi, diciamo, anche a livello culturale. E quindi qualsiasi cosa in cui io posso, e in questo Carlo me ne ha dato l'occasione, posso contribuire musicalmente, quindi nel mio ruolo di compositore, mi ha spronato a scrivere questo brano che si chiama Gli echi dell'eterna bellezza, perché appunto, come ho detto, è amorso, cioè senza morte, è eterno, e quindi l'idea nasce anche compositivamente su un organico orchestrale, quindi il brano è scritto per orchestra d'archi e per clarinetto turco, che è uno strumento antichissimo
e che fa parte del bacino medio orientale. Clarinetto che è stato suonato nel piccolo estratto che sentirete da Periclo Dirna, Globo d'Oro 2021, e nonché mio mentore e maestro, quindi gli farei un applauso già solo per questo. Non solo, prima che vada questo pezzo, volevo dire, ne approfittiamo perché, ecco, con la tua genialità di coniugare la città moderna e antica, si potrebbe anche prevedere, e questo dico anche al professor De Simone, di come nel 24 agosto di questo giorno noi con la musica vedere quell'alba e suonare qualcosa all'alba di quel giorno. Ecco, questo sicuramente sarebbe qualcosa di bellissimo, e che si integra la città antica e la città nuova. È così che si fa cultura, ecco. Pensare a quell'alba, a una musica bella e poi tragica. Tra l'altro poi l'alba è custode di silenzio, no? E la musica è circondata dal silenzio, no? Pensiamo solo al fatto che quando noi stiamo per ascoltare musica c'è silenzio, ma anche quando finisce, e probabilmente quando noi ritorniamo al silenzio ci rendiamo conto che è il momento più importante, perché è nel momento in cui ci rendiamo conto che manca la musica, e quindi è questo il momento in cui diventa più importante. Se manca, noi ne abbiamo bisogno. Ed è lo stesso principio dell'alto e del basso silenzio, in cui la musica è racchiusa. Quindi diciamo in una sezione toroidale o circolare, come dir si voglia. Esatto. E niente, tutto qui. E quindi ecco qua. Quindi attraverso l'istituzione, attraverso il professor De Simone, Federica e tutti noi, ci auguriamo che questa musica possa essere suonata all'alba nel Teatro Grande di Pompei. Questo è un augurio, noi ce lo auguriamo che si possa fare questo sogno. Io volevo ringraziare poi, ecco, di dare subito così per il pezzo, ascoltiamolo due volte. Suggestiva, chiaramente in questo luogo, immaginiamo in un teatro grande, cioè qualcosa di meraviglioso. Adesso Carlo, perdonami, ma soprattutto vorrei aggiungere dal vivo. Dal vivo, poi io l'ho ascoltato. Dal vivo. È qualcosa di stupendo, veramente meraviglioso. E quindi adesso per chiudere, noi per i nostri amici in streaming anche qua possiamo proiettare un video che abbiamo dedicato al vincitore, ma sono a Ioaghi.
questo archeologo, che non solo è di una ecco, la sua grandezza è nell'umiltà. E quindi adesso potete vederlo per 8-9 minuti questo video, e quindi ci vediamo tutti alla quarta edizione a Pompei ad ottobre. Volevo ringraziare Adelaide, che è la mia bianca qua, che Adelaide è tutta praticamente della Pitus, del premio, lei, complimenti a questa donna, grande, grande. Allora io vi ringrazio, in realtà come le persone, ognuno nel proprio piccolo può fare tanto per far circolare la cultura in tutte le forme. Quindi io sono una di queste piccole, diciamo, formichine che portano avanti questi grandi massi. E quindi però voglio approfittare per ringraziare anche i nostri ospiti, soprattutto i nostri ospiti celebri, e anche questi meravigliosi attori che poi tra di loro, attori, l'attore è quello che compie una messa in scena. Si è tutti attori quando ci si prepara per performare, quindi non ho offeso nessuno, conosco molti, molti di loro, tra di loro ci sono insegnanti, scrittrici, operatrici sociali, professori, c'è anche qui il presidente dell'associazione Stabia 79, che è un archeologo, Andrea Paduano. Quindi voglio ringraziare tutti quanti, perché noi non siamo nessuno, però facciamo parte di questa grande storia che, grazie anche a Mayuri, che è lo spirito del tempo, come anticipo, sopravvive a tutto quello che succede. E grazie a tutti noi, dai più piccoli ai più grandi, e soprattutto grazie a Carlo con la sua insomma visione. Sì. Visionari. Ecco. Volevo dirlo al professor De Simone che, insomma, da adesso fino a ottobre riusciremo, forse questa è un'idea, di fare un video dedicato ad Amedeo Maiuri, che non c'è mai stato, andando nel suo paese d'origine, tornando qui con le sue interviste, per dare sempre maggiore valore a questo immenso grande archeologo a cui tutti ci dobbiamo piegare. E adesso ascoltiamo, allora, salutando la città di Pompei attraverso l'assessore Michele Toraniello e il sindaco di Pompei, Lo Sapio, vediamo questo filmato, Lo spirito del tempo, in onore di Masanori Ayvakh. Possiamo scendere? Sì. Beh, io intanto sono onorato di riprendere questo premio Maiuri. Colgo l'occasione per un saluto al professor Masanori, quindi comunque averlo con noi in presenza. Per me questa è la prima edizione di questa amministrazione, che è sempre mirata poi ad una altra edizione. Bisogna, così come la festa della città, noi abbiamo quest'anno, dopo alcuni anni, abbiamo voluto inserire anche il premio Maiuri, perché noi riteniamo che questa debba avere comunque una sua continuità e non solo. Diremo al nostro direttore artistico di partire già dopo che abbiamo fatto questa edizione a preparare quella successiva. Masanori ci siamo conosciuti nel lontano 1974. Avevamo i capelli neri, vi parlo di 40-50 anni fa. Lavoravamo tutti e due a Pompei, anche se in settori diversi, e da allora poi non ci siamo più persi di vista. Lo conobbi in Sicilia, che lavorava alla villa di Cazzanello, e, sempre molto attivo, vulcanico. Del resto il Giappone è una terra vulcanica come la nostra Campania. Accademicamente lui è una persona grandissima anche in Giappone, ma personalmente lui è simpaticissimo, molto allegro e poi poco affidabile.
È una persona di grande empatia, di grande intelligenza e di un'apertura incredibile. Lui è un cittadino del mondo e riesce ad avere sempre gli occhi aperti su un orizzonte che è vasto quanto il mondo. La generosità. Come si dice? Lui è molto facile di dare una risposta positiva a tutti quanti. Essere sensibile, di essere aperto, ma soprattutto di essere anche un grande organizzatore. Invece tutti rimanenti dobbiamo pensare di sistemare tutto quanto. È un uomo che allarga sempre il tavolo da gioco, non è geloso dei suoi rinvenimenti, apre le collaborazioni a tutti, per questo lo scavo insomma è diventato un'impresa internazionale. Masanori Aoyagi ha avuto tutte le responsabilità per quello che riguardava i beni culturali giapponesi. Allora questo potrebbe farci immaginare una persona che è fermo alla cultura giapponese, invece no, perché lui in Italia ha realizzato cose importanti. Lui ha scavato una villa ellenistica in Sicilia, ha scavato una villa di periodo imperiale nella zona del litorale laziale, sta scavando qui, ha scavato a Pompei. E lui ha cresciuto tanti allievi sia giapponesi che italiani. Ma comunque, secondo me questa è la sua virtù caratteristica, ma tutti quanti li aiutano molto volentieri in autonomo, quindi lui tiene un carattere molto molto buono. Ci sono una serie di motivi che lo legano alla cultura classica, all'archeologia italiana e specificamente all'archeologia pompeiana. Una volta ero con lui all'Università Nazionale di Tokyo e tutti lo salutavano, si inchinavano, lo ossequiavano. Dico, Masanori, ma vedo che qua ti vogliono tutti bene. E sapessi quante cassette di vino italiano mi è costato. Lo spirito del premio è darlo a quanti hanno operato come Amedeo Maiuri, che non ha fatto solo scavetti 4 metri per 4, ha scavato intere città, ha cambiato il paesaggio delle zone di intervento archeologico e ha creato indotti economici. E Masanori Aoyagi ha fatto lo stesso qui a Somma Vesuviana. Più di 50 anni fa, io prima entrato nel Pompei, già saputo questo gran studioso Amedeo Maiuri, e quindi quel periodo ha ammirato molto e anche per futuro volevo avvicinare al professor Amedeo Maiuri, perché la persona c'è molto grande come archeologo, ma anche dirigeva molto bene lo scavi di Pompei e quindi uno dei più archeologi non soltanto in Italia ma nel mondo, quindi adesso sono veramente mi sento molto onorevole di avere questo premio di Amedeo Maiuri. L'archeologia non è soltanto archeologi ma anche dappertutto di cittadini anche, quindi anche noi qui facciamo la ricerca delle scavi a Somma Vesuviana, ma non soltanto per noi archeologi ma anche cittadini di Somma Vesuviana o di Campania, quindi con questo scavi questo posto diventerà uno del simbolo di questa zona. Comunque io vorrei dedicare tutta la mia vita ancora di futuro a Pompei e questa zona.
Prima di cominciare questo lo scavo, noi abbiamo composto della missione, gruppo, equipe, con vulcanologi o di altre scienze naturali, e con archeologi e anche filosofi, tutti insieme. Questo è perché per chiarire la cosa antica ci vogliono tante discipline, perché per sapere il futuro, il passato, e questo lo possiamo prevedere anche di futuro. Quindi per i giovani è per favore di capire bene la cosa antica per vedere il futuro. Questo è molto importante adesso. Per me questa zona, cioè il sud Italia, è come mi sento il mio vecchio paese proprio. Quindi mi sento sempre, quando tornato qui, mi sento proprio casa mia. Io sono molto molto lieto di sentire questa bella notizia che lei ha avuto quel premio prezioso, premio internazionale di archeologia di Amedeo Maiuri. E io sono come un membro della sua squadra, anch'io sono molto molto onorato. E noi ci lavoriamo insieme più di 20 anni qui in Italia, ma comunque voglio lavorare con lei sempre, anche da adesso in poi. Auguro tanto. Gli auguri e felicitazioni per il premio Maiuri. Le lontane attività alla Casa della Nave Europa del 1974 e lo scavo di Somma, che va avanti dal 2002 grazie a te, ti hanno meritato questo premio. Grazie. E l'augurio è che questo scavo possa proseguire e che teniamo Masanori sempre più presente in Italia. Del resto lo stesso Presidente della Repubblica ha riconosciuto i suoi meriti nominandolo Grande Ufficiale della Repubblica. Ha avuto grandi premi internazionali, ha finito la sua carriera archeologo diventando presidente delle attività culturali connesse alle Olimpiadi di Tokyo il 2020, quindi mai scelta poteva cadere in maniera più appropriata e giusta. Con questa amicizia io devo ringraziare per tutta la mia vita a loro.